Buonasera e ben arrivati, cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita. Ben arrivati nella Lux. Questa sera, come voi sapete, avremo ospiti i nostri docenti che sono Giorgio Di Bitonto e Pamela Pintus, che ci insegneranno quelle che sono le leggi cosmiche dell'amore e della fraternità, gli insegnamenti ricevuti tanto tempo fa, che sono l'oggetto appunto di questa disciplina. Quindi io direi di fare entrare i nostri docenti in aula. Eccoli qua che stanno per arrivare. Ben arrivati, ben arrivata Pamela, ben arrivato Giorgio. Grazie Anna, grazie. Ebbene, allora, e ben arrivati ai nostri amici che stanno iniziando a sintonizzarsi su questa nostra diretta. Non vedo ancora dei segnali, mi risulta che siamo in diretta, attendiamo solo un attimo di vedere qualche cenno di presenza. Sapete che con le reti bisogna sempre fare un po' attenzione. Non vedo ancora, dei feedback di presenza. Ecco, Ce ne sono un paio nelle chat, vedo tre persone hanno cominciato a scrivere adesso. le stanno iniziando adesso, è vero? Ecco, si vede che da me stava arrivando un po' più tardi, ma molto bene. Molto bene, ecco, eccoli, grazie, che stanno arrivando. Allora, ben arrivati, tutto bene, siamo arrivati a Pasqua, eh? Quindi stiamo facendo la lezione proprio prima di Pasqua, no? Stiamo parlando delle cose del cielo, e quindi insomma siamo in tema, ecco. Anche per noi è una rinascita, quella di sapere, una resurrezione per le nostre menti, sapere che non siamo solo questa cosa che vediamo con i nostri occhi, questa vita che ci passa davanti, vero? Una rinascita, una risurrezione. Poter risorgere anche con le nostre menti è fondamentale, secondo me, perché le persone che quando prendono consapevolezza di queste cose davvero rinascono, le loro menti, no? Hanno una possibilità, di percorrere nuove strade, come appunto se fosse una nuova nascita. Eccoli, grazie ai nostri amici che vedo che sono sempre più numerosi. Ringrazio sempre tutti per la vostra partecipazione, per la vostra presenza, anche per la vostra, per il vostro affetto, ecco, perché, no, vero, guardando tutti i commenti che scrivono, cioè ci rendiamo, siamo in tanti, però siamo veramente una grande famiglia. E durante le dirette, no, è bello perché ci si ritrova, si vedono i nomi, no, ecco, delle persone. E tante persone dicono che loro, per loro, alla sera, cioè Focus è veramente un grande... È una grande compagnia, no? Cioè, sono abituati alla sera, cioè, tanta gente non guarda più la televisione, guarda Focus, cioè io lo vedo da quello che mi scrivono anche privatamente, ecco. È molto bello, no? Tutto questo. Bene, allora, io direi di fare come facciamo noi di solito, no? Che facciamo un momento di rewind, un po' un riassunto, ecco, per vedere a che punto siamo, anche perché magari ci sono dei nostri amici nuovi che non hanno mai seguito la lezione. Tra l'altro io do sempre il benvenuto perché ogni giorno arrivano sempre delle richieste di iscrizione, quindi diventiamo sempre più grandi come famiglia. Fra poco arriveremo a 40.000 iscritti, insomma, siamo una famigliona, eh? Ecco. Quindi benvenuti tutti quanti. Ecco, allora io lascerei la parola a te, Pamela, eh? Così. Facciamo prima fare un piccolo conto a Giorgio rispetto a quello che ci siamo detti la scorsa volta, così appunto diamo la possibilità anche a chi ci segue per la prima volta stasera di capire un po' di cosa abbiamo parlato prima. Va bene,
Va bene. Allora io faccio così, molto disciplinatamente mi metto sui banchi a seguire la lezione. Ogni tanto vengo a trovarvi, va bene? Entro in aula, vi do un salutino. Se ho qualche domanda ve la faccio. Allora, grazie. Buona live e buona lezione. Grazie. Bene, allora intanto un saluto a tutti, grazie innanzitutto alla nostra Anna e poi grazie anche a tutti coloro che partecipano a questa mensa dello spirito che facciamo ogni mese. Ecco, e ricordo il titolo di questa disciplina che è Gli insegnamenti sulle leggi cosmiche dell'amore e della fraternità. Ecco, la volta scorsa abbiamo parlato del terzo, ciò che è raccontato, abbiamo diciamo rivisto e approfondito un attimo quello che ho scritto nel libro Angeli in astronave nel terzo capitolo. Ecco, in quel terzo capitolo ho raccontato di questo incontro ravvicinato dove Raffaele, che l'angelo che si era fatto vedere già in veste di luce, questa volta si era presentato in veste umana, come un uomo. Ecco, e l'angelo in veste di luce si era fatto vedere in casa, mentre questa volta questo primo incontro dove lui era proprio a terra in mezzo degli ulivi è avvenuto sull'Appennino tosco emiliano e aperto di pomeriggio. E poi ho raccontato anche come questo incontro c'è stato poi un temporale molto violento, molto forte, che mi ha bagnato dalla testa ai piedi letteralmente, e quindi ero andato un po' in crisi e dicevo: ma perché Raffaele, dico, viene dal cielo, non mi aiuta, mi lascia in questa situazione? E poi ho sentito la sua voce che mi ha detto che ero un uomo di poca fede, e dopo poco è uscito il sole e mi sono trovato completamente asciutto. Ecco, in questo incontro Raffaele ha cominciato a dirmi alcune cose, cioè ha parlato del nostro pianeta, il pianeta Terra, ha detto che è uno dei mondi più belli della creazione, ma ha detto anche che questo mondo corre dei seri rischi, dei seri pericoli. Ecco, e quindi ha fatto intendere che subito che il problema era che gli uomini cambiassero il loro cuore, cambiassero i loro sentimenti, i loro pensieri, perché tutto ciò che di autodistruttivo e di negativo, che costituisce appunto un grave rischio per la vita su questo pianeta, è venuto e viene proprio da questo, cioè dai pensieri, dalle emozioni, dai sentimenti negativi di molti che hanno intrapreso una strada che loro chiamano il male e che è in netto contrasto con le leggi universali della fraternità, e quindi sono leggi cosmiche dell'amore e della fraternità che garantiscono invece che nel creato si viva tutti in pace, in un vero progresso, e invece di danneggiare il mondo, l'ambiente dove si vive, invece lo si coltivi e lo si faccia prosperare. Ecco, questo è stato un po', diciamo, adesso questo è un breve sunto, perché oggi andiamo avanti, di quello che abbiamo toccato, trattato la volta scorsa. Ecco, io adesso lascio la parola a Pamela, poi la riprenderò. Sì, allora diciamo che oggi andiamo avanti quindi con le esperienze fatte da Giorgio subito dopo questo primo incontro, no? Di cui ci ha appena parlato con l'Arcangelo Raffaele, di questo primo incontro ravvicinato. E quindi parleremo di un incontro molto importante che viene narrato nel quarto capitolo del libro Angeli in astronave, edito dalle Edizioni Mediterranee. Lo diciamo sempre appunto per chi magari segue per la prima volta: le esperienze di cui parliamo, gli ammaestramenti ai quali facciamo riferimento, si riferiscono proprio a delle esperienze fatte da Giorgio in 6 mesi del 1980 e poi raccontate nel libro Angeli in astronave.
Ecco, un capitolo, dicevo, importante, perché a partire da questo incontro, per la prima volta, insieme a Raffaele, saranno presenti anche altri fratelli celesti. Ma anche Giorgio non sarà da solo, anche insieme a Giorgio saranno presenti altri fratelli terrestri. Poi vedremo di chi stiamo parlando. Possiamo intanto dire che insieme a Raffaele saranno presenti due fratelli di altre dimensioni, di altri mondi, che dicono di chiamarsi Fircon e Orton, e sono due personaggi, due esseri di luce, che hanno fatto parte anche delle esperienze del noto contattista, che abbiamo già citato altre volte, George Adamski. Quindi si sono presentati proprio gli stessi fratelli. E lo stesso Raffaele si era presentato a George Adamski, anche se allora si era presentato con il nome di Ramo, un nome fittizio. Proprio in questo episodio, in questo incontro, Raffaele spiega queste cose a Giorgio. Ecco, volevo dare giusto qualche dato di contesto. Siamo il 1 maggio, questo incontro avverrà il 1 maggio del 1980, quindi 4 giorni dopo l'incontro di cui ci ha parlato Giorgio, quello che è avvenuto sulle pendici dell'Appennino tosco-emiliano. E una cosa che voglio mettere in evidenza è questa: ho trovato molto delicato, un segno del loro amore, il fatto che Raffaele per la prima volta si presenta con altri fratelli del cielo soltanto quando anche Giorgio è in compagnia di altri fratelli della terra. Sarà una cosa magari molto semplice, molto, forse non a tutti ha colpito, a me ha colpito perché l'ho trovata come un segno del loro amore. Ma dico questo per dirvi cosa? Per dire che secondo me quando si legge questo libro, quando si ascoltano queste esperienze, è importante non solo soffermarsi sul messaggio meraviglioso che questi fratelli ci portano, un messaggio d'amore, ma anche un'attenzione particolare proprio al loro modo di porsi nei nostri confronti anche tra di loro. Perché l'amore che passa attraverso questi fratelli si coglie anche in queste piccole attenzioni, lo vedremo poi nel corso proprio di tutta la vicenda. Quindi ecco, c'è un invito da parte mia in questa direzione. E come dicevamo, Giorgio non è solo, per la prima volta insieme a lui sarà presente anche un'altra persona che da quel momento diviene proprio testimone con lui dei fatti e delle esperienze raccontate nel libro. Però mi piacerebbe che a questo punto tornasse qui con noi Anna a dirci qualcosa. Eccomi, ci sono, ecco. Ci sono. A questo riguardo. A questo riguardo io devo dire che questa sera noi vi faremo una grandissima, grandissima sorpresa, perché questa sera veramente abbiamo l'esclusiva, come si dice, perché per la prima volta ci sarà questa persona che farà una testimonianza nel web. Non ha mai voluto fare nessuna dichiarazione, non ha voluto mai prestarsi a nessuna intervista nel web. Invece noi su Focus siamo, e nella nostra Lux, l'Università della Conoscenza, siamo felici di poter annoverare un accadimento di questo tipo, perché è molto importante. Io dico sempre che le persone che vivono delle esperienze come queste sono patrimonio dell'umanità, perché sono testimoni, no, di fatti storici. Così in questo caso rari, particolari, abbiamo purtroppo testimoni di fatti molto drastici e tragici della storia dell'uomo, dove l'uomo ha espresso a pieno il suo lato negativo, quindi come tutti i testimoni insomma della Shoah, quei pochi che ci sono rimasti, ma è così, i pochi testimoni che esistono rispetto a queste esperienze sono altrettanto un patrimonio per noi, per l'umanità, perché possono testimoniare ancora loro viventi l'esperienza che hanno vissuto. Il giorno in cui non ci sarà più nessuno, ci sarà solo più un racconto, ma avere la testimonianza è veramente una fonte di grande vicinanza da un punto di vista umano, e quindi anche di, tra l'altro, di accettazione, di comprensione di quello che può aver vissuto l'uomo, che l'uomo può vivere, e delle cose che possono succedere non solo sulla faccia della terra, ma anche al di là, come dicevo all'inizio, di ciò che i nostri occhi vedono, e di questa vita, di questa terra, di questa dimensione che la nostra mente riesce appunto ad immaginare, no? E quindi noi questa sera vi vogliamo fare una sorpresa
sorpresa grandissima. Siete i primi a poter beneficiare di questa realtà che siamo riusciti a creare per voi. Soprattutto grazie molto a Giorgio e a Pamela, perché adesso lascio a te la parola, Giorgio, a dire chi è che stiamo per... Allora, non è presente qui con noi ma fisicamente, ma stasera sentiremo proprio la voce di Tina, che come abbiamo detto da questo momento in poi è testimone con Giorgio dei fatti narrati in Angeli in Astronave. Dicevo, Tina non è presente con noi fisicamente, ma abbiamo avuto la possibilità di registrare una conversazione telefonica, dove tra l'altro Giorgio e Tina hanno ricordato proprio le esperienze che sono narrate nel quarto capitolo, neanche a farlo apposta, diciamo, proprio in questi giorni. E quindi questo, l'inizio di questo primo capitolo lo facciamo raccontare proprio a Tina e siamo felici di farlo con tutti voi. Ecco. Sì, lei vive molto ritirata, non si presta mai a registrazioni, a essere filmata, a essere ripresa, proprio invece... Ci siamo riusciti e siamo molto, molto contenti. Ecco, e noi la ringraziamo tanto, Focus la ringrazia molto per questo suo atto di disponibilità, ecco, nei nostri confronti, quindi dico grazie io, grazie anche da parte di Enrico Valentini, grazie da tutti quanti i nostri amici che sono iscritti su Focus. Lei comunque ci ha detto, siccome sa che stasera sentiamo la sua voce, ha detto di ringraziare te, ringraziare tutti quelli che l'ascolteranno. Bene, chissà che magari non riusciremo a convincerla a venire. Vediamo. Chi lo sa. Intanto iniziamo a sentire, ecco, la sua conversazione e quindi questo suo importantissimo contributo storico di fatti accaduti nel 1980 e registrati anche dai media, che insomma, cioè, ci sono state. Quando noi pensiamo alla storia dell'uomo non possiamo pensare solamente a quei fatti che riguardano questa dimensione, dobbiamo pensare anche a quelli che riguardano altre dimensioni, perché non siamo soli nell'universo, quindi è molto bello che noi si possa qui su Focus affrontare questo aspetto. Allora io proporrei di fare una cosa, di mettere questo, c'è una bellissima immagine dove ci siete Giorgio, tu e Tina, proprio su quel prato dove c'è stato il contatto, è giusto? Sì, è giusto. Allora io direi di rendere più presente Tina con noi, magari noi usciamo, lasciamo solo questa immagine e poi facciamo sentire la voce di Tina durante questa telefonata, che fa delle dichiarazioni e quindi ci racconta quello che è stato il suo vissuto. Facciamo così allora? Allora io comincio ad uscire, voi restate lì cari amici.
Eccomi, mi dicono che non avete sentito, che non avete sentito niente. Allora, un attimo solo, disconnetto, facciamo tecnicamente, vi chiedo scusa, ma dobbiamo cercare di trovare un modo per... Allora, adesso io sto così, vediamo se riuscite a sentire in questo modo. Ditemi, perché dobbiamo... Ciao Tina! Sono Giorgio. Ciao Tina. Spero che... Anche per me la... Ci siamo tutte e due. Ciao, ciao. Bene, bene. Ma Giorgio, così... un momento di nostalgia, ecco, di quei tempi, certo, indelebili e indimenticabili che ci hanno visti quanto è possibile, però il ricordo di quello che è stato rimane sempre vivo, sempre acceso, nonostante tutte le chiusure alle, a quali veniamo sottoposte, chiudi, riapri, riapri, richiudi. Ma cos'è questo putiferio? Dove è finita? Dove è finita la semplicità? Allora, quella semplicità che la madre insieme al, al Signore Gesù, ai nostri messaggeri celesti ci hanno trasmesso e che è rimasta proprio impressa sia nella mia memoria che senz'altro credo nella tua. Certo, non parlo della memoria della mente, parlo della memoria del cuore. Certo. Come siamo arrivati a questi punti? Lo chiedo a te perché me lo chiedo ogni giorno, lo chiedo al Signore ripetutamente e le risposte in questo momento non ce l'ho. Ce le avevano predette queste cose, no? Ce le avevano ben predette. Ma certamente sì, ma tu aspettavi che si potesse trovare una situazione di questo genere? Beh, ricordo che ci aveva, anche Sircon ci aveva detto che i bambini non avrebbero potuto andare a scuola, la gente non poteva andare a lavorare, ti ricordi questo, tutte queste descrizioni? Quindi, insomma, mi ricordo perfettamente. Magari non in questo modo, però sai, le cose dette, pensate e poi vissute hanno sempre un divario, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Stiamo navigando in un mare di guai e meno male che c'è comune forse, forse, spero, la forza della vita, quella che arriva dallo spirito, ci accomuna questo, perché altrimenti penso che a quest'ora saremmo già tutti stesi. Senti, io... forza del... Dimmi, dimmi. Io in questi giorni stavo ripensando, ne parlavo anche con Pamela, no? A quello che è scritto in Angeli in Astronave, al capitolo 4, la Valle dei Contatti, che io dico questo, ho scritto, come se fosse, lo sai benissimo, però lo dico così ce lo ricordiamo. Sì, io me lo, come no?
come fosse stata la cosa più naturale del mondo, Tina mi descrisse minuziosamente tutte le fasi dell'incontro. Mi spiegò che mentre si trovava in compagnia di alcuni suoi amici per trascorrere il pomeriggio della domenica, a un certo punto le si era presentato davanti la nitida visione di quei fatti e una voce le aveva spiegato di cosa si trattava e le aveva dato l'annuncio che sarebbe stata con me agli incontri futuri. Anche perché io non ti avevo detto niente e nessuno sapeva niente, quindi è stato l'inizio del nostro, diciamo, avvicinarsi insieme e vivere insieme questa esperienza. È un momento che io ricordo sempre molto vivamente. Sì, lui ricorda tutti gli incontri, questo episodio, quando soprattutto presenta il libro, sì, lo ricorda sempre. Quindi sarebbe bello sentire la sua voce su questo episodio, Tina. Allora, è rimasto un episodio incancellabile, perché come il libro racconta, così è accaduto. Io ero tranquillamente, per quanto possibile, tra persone conoscenti, non esattamente amici, perché amici sono quelli di Gesù, però erano al momento degli amici, dei conoscenti con i quali trascorrevo una domenica pomeriggio anche abbastanza noiosa, le solite conversazioni, le solite parole quasi inutili, però ero lì presente. Ad un tratto è sparito tutto quello che avevo intorno e mi è comparsa l'immagine di Giorgio, che proprio nei minimi particolari io non ero più spettatrice, ero protagonista con lui di quello che lui stava vivendo. Riuscivo persino a cogliere l'odore, il profumo della pioggia e tutto quello che avveniva intorno a Giorgio. Ero con gli occhi sbarrati, ma fortunatamente nessuno se ne è accorto. Questa visione è durata pochi attimi, ma talmente intensi e profondi che dentro di me ho chiesto: ma cosa mi sta succedendo? Cos'è questa cosa? Perché vedo questo in questo momento? E una voce delicatissima, dolcissima, proprio che ho sentito nettamente esterna, ma non presente tra nessuno, mi ha detto: la prossima volta ci sarai anche tu. E tutto è sparito. Io in quel momento mi sono chiesta: ma chi mi ha parlato? Chi è stato? Però questa voce mi aveva dato una, oltre una dolcezza, una grande gioia e tanta serenità, al punto che velocissima ho raccolto le mie cose, la mia borsa, quello che era mio, mi sono scusata con le altre persone e ho detto: io torno a casa, ho dimenticato un impegno, li ho salutati e sono arrivata a casa. A casa ho cominciato a dire: ma come faccio a dire a Giorgio una cosa del genere? Come posso dire che oggi l'ho visto in un punto, in un posto, in questo modo, ho descritto tutte le... Io ho paura che mi prenda per matta, come faccio a riferirgliela? E quindi ho cercato dentro di me di calmarmi, di trovare la forza che mi arrivava sempre di più, che mi spingeva proprio a chiamare Giorgio. E nel frattempo mi ha chiamato Giorgio, il che mi ha stupito, perché è stato come una trasmissione di pensiero velocissima, prima ancora che io potessi fare, formulare il suo numero. A quel punto ho detto: Giorgio, incontriamoci, perché io devo parlarti, devo dirti una cosa importante e spero che tu possa credermi. Quando ci siamo incontrati, io ho raccontato a Giorgio tutta l'esperienza vissuta e lui candidamente mi ha risposto: ma io oggi ero a un incontro con gli extraterrestri. Oddio,
extraterrestri o mi fosse interessata di questo argomento. Io da ragazzina fino ai 14 anni frequentavo la chiesa e sono stata una coccinella e poi una guida, ho vinto anche un premio per il catechismo, però poi avevo lasciato la chiesa crescendo, entrano altri interessi, altre cose, pur continuando a credere in Dio, rivolgendomi a Lui ogni qualvolta ne sentissi la necessità. Esempio, prima di un'interrogazione a scuola, prima di un esame, proprio terra a terra. Ma e Giorgio mi disse, guarda, anche a me è stato detto che la prossima volta avrei avuto altri con me. E io, felicissima, senza alcuna conoscenza, a zero proprio di preparazione, ho detto, Giorgio, io non vedo l'ora, andiamo. Cioè, dicendomi, no, dobbiamo aspettare loro che si mettano in contatto e ci dicano. Ma dico, io in qualsiasi momento chiamami, dimmelo, sono pronta e felice di incontrarti, ovunque sia. Ecco, questo è stato il mio inizio con Giorgio. Infatti io ho scritto poi nel libro, che è sempre questo quarto capitolo, mi descrisse il luogo, le fasi dell'attesa, l'incontro e il mio disappunto per il temporale. Non mancava nulla, non finivo di sorprendermi e soprattutto fui impressionato dalla rapidità con la quale si succedevano gli eventi. Ero però felice di avere una testimone di quanto mi andava accadendo. Mamma mia, ma guarda, ancora adesso per me è tutto vivido, cioè non è che è suonato qualcosa ancora adesso, e ti ripeto, sentivo il profumo della pioggia che non mi è mai più capitato, ero spettatrice nel contempo protagonista, come ti posso dire, come se fossimo avvolti insieme da una nuvola che ci teneva uniti, pur se distanti. Ecco, questo è un pochino quello che avevo trovato, in attesa di poter incontrare questi esseri per me sconosciuti. Ma quando furono presenti, chiamati all'incontro con loro, per me è stato come conoscerli da sempre e ritrovare finalmente la mia famiglia. Mi sono sentita in famiglia, ma non la famiglia quella della mamma, del papà, assolutamente una famiglia che non aveva niente di umano, che era, adopero questo termine, divina e nello stesso tempo squisitamente semplice. Qui di fronte a loro ho fatto il primo dei tantissimi esami di coscienza, dicendomi, ma perché siamo diventati così contorti? Perché abbiamo sempre mille pensieri, mille paure, mille ansie, quando il cielo c'è così vicino e non toglie nulla della nostra identità, anzi aggiunge tutte cose meravigliose per renderci il cammino terreno più semplice, più facile, più veritiero. Ecco, questa è stata la mia, il mio primo impatto con loro. Poi guarda, non mi importava tanto la conoscenza, come ti posso dire, della quale loro erano dotati, io ero a bocca aperta, mi potevano portare ovunque e io li avrei seguiti. Questo lo sai, Giorgio, no? L'ho sempre detto. Certo, questo è un sentimento che io ho condiviso fin dall'inizio, quindi quello che tu racconti è come se parlassi io stesso, uguale, insomma, abbiamo vissuto nello stesso modo e con gli stessi sentimenti. Sì, sì, ma mentre vedi, poi ho capito dopo, a te era richiesto
di fare domande, di ascoltare le risposte, perché poi sarebbe diventato il tuo ruolo. Sì. Io invece, che non ero chiamata al ruolo di, come ti posso dire, di postare il messaggio come testimoni tu, fino ad oggi, giorno della festa di San Giuseppe. A me veniva data un'impronta, come ti posso dire, di felicità oltre l'umano, oltre la terra, ed è una cosa che, nonostante tutti i guai superati e passati di tanti generi, io mi porto sempre dentro, cioè questa gioia di esistere per loro, per noi, per tutto quello che ci è stato richiesto, non mi è mai mancata. Davanti al Signore te lo dico e lo ripeto ancora, nonostante le difficoltà poi terrene della vita, che non mi hanno, non mi sono mancate mai, mai. Comunque, guarda, tu eri un po' il cuore, no? Nel senso che, l'ho scritto anche nel libro, piangevi, ridevi, cioè queste emozioni le vivevi proprio tangibilmente. Io avevo un approccio, come hai spiegato tu adesso, un po' diverso, anche perché il compito mio forse sarebbe stato proprio quello di portare anche questa conoscenza, diciamo, no? Ecco, e tu invece hai vissuto proprio come cuore di quegli incontri. Questo è bellissimo, ha dato un calore, ha dato una luce, ha dato, no? Io non dimentico però le volte che ti ho visto commosso e trepidante, questo non lo dimentico. Non è che tu fossi sempre, ti sei commosso anche tu, tante volte, io ne ho ben ricordo, in altro modo, perché chiaramente anche una parte, è come una parte, un ruolo maschile, sì, sì, e un ruolo femminile, sì, sì, così sì, posso definire. Ci siamo integrati, bravo, dai, no? Bravo, era proprio una comunione che divideva i ruoli senza che noi neanche ce ne accorgessimo. No, naturalmente, poi, in maniera naturale. E poi è diventata una realtà. Certo. Ma voglio tornare un attimo indietro sul fatto della conoscenza della quale ero completamente a digiuno. L'esempio eclatante è stato quello di quando ci spiegavano di come siamo composti, con la, sì, parte materiale, sì, la, sì, parte astrale e la parte spirituale. Sì. Io lì materiale lo capivo, perché ancora purtroppo lo sono, spirituale lo intuivo perché l'hanno spiegato magnificamente, astrale non capivo che cosa fosse, però mi vergognavo di dire non ho capito, perché ero sempre con tormenti umani, no? Della mente, la vergogna è un sentimento che non dovrebbe esistere, eppure mi sono vergognata. Ma Circo si accorse di questo e quindi mi prese in disparte e mi disse: siediti un attimo qua, non hai capito. Io sono diventata tutta rossa, ero rossa come un peperone in viso per la vergogna, e lui ha accennato mezzo sorriso come a dirmi: calmati, non c'è bisogno. Dico: no, non ho capito, e ho avuto il timore di dire che l'astrale per me è una parola nuova, un concetto che non riesco a capire. E lui cosa ha fatto? Mi ha fatto un esempio talmente semplice da farmi rimanere proprio a bocca aperta, e mi ha detto: ce l'hai presente un uovo? Sì, dico, un uovo, mi ha detto, quello delle galline che voi conoscete. Sì, sì, dico, ce l'ho presente. Allora, l'uovo è composto dal guscio, che è una parte materiale, dal tuorlo, che è la parte astrale,
quella che circonda, cioè scusami, dall'albume di una parte bianca, astrale, che circonda il corpo, che è lo spirito. E questa spiegazione non l'ho mai più dimenticata. Ed ho capito perfettamente, poi chiaramente andando avanti negli altri incontri abbiamo approfondito con loro tutte le varie realtà astrali, ci hanno spiegato tutto, però senza quella spiegazione di Sirton io sarei andato avanti a buio. Questo è stato un episodio per me indimenticabile, proprio con la voglia di dare un aiuto senza far pesare niente, capito? Non mi ha fatto sentire una ignorante, o non so come dire, mi ha fatto sentire importante. Con tanta semplicità. Bellissimo. Ma con l'esempio dell'oro che è stato bellissimo. Guarda. Infatti a me ha colpito la prima volta che ne avevi parlato quando ci siamo incontrati, Tina. Proprio avevi fatto, citato proprio questo discorso dell'uomo, l'uovo, e mi aveva colpito da subito, perché è un esempio semplicissimo che aiuta a capire bene questa realtà di base. Ma certo, ma non lo sai cosa com'era? È quello, cioè la vergogna che ho provato di fronte a un fratello che non mi chiedeva niente, voleva solo darmi, cioè è quel sentimento di vergogna che qui noi umani spesso abbiamo e che non riusciamo a superare, quindi ci chiediamo dentro magari anche delle cose belle, non solo delle domande tipo la mia, capisci? Certo. E questo è importante, cioè è liberatorio togliere lo schema della vergogna, molto liberatorio, però purtroppo continua ad esserci. Bene, bene, Tina, io sono molto contento, guarda, di aver condiviso questo. Noi ci conoscevamo già da anni, però eravamo, diciamo, amici carissimi, però questo è stato il primo avvenimento che ci ha uniti in questa esperienza straordinaria, insomma, che ci ha accompagnato tutti quei mesi. Sì, cioè ci conoscevamo, ma questi incontri ci hanno, come dicevamo prima, messi l'uno dentro l'altro per un'unione che è e che rimarrà indissolubile. Certo. Quindi è come, adesso non lo so se dico un'eresia, però è come un sacramento aggiunto ai sacramenti. Certo, un segno tangibile di cose superiori. Il sacramento è questo, no? Certo. Sì. Poi anche se siamo stati lontani per un tempo, per più tempi, non ha mai avuto importanza, perché questa unione indissolubile ci ha sempre portati ad avere le stesse parole. Perché è scritto lassù, è scritto nel piano dello spirito, è scritto nei cuori, è scritto in cielo, è scritto in terra. È scritto nel libro della vita. Esatto. Io penso questo. Comunque non voglio trattenermi troppo, però vorrei tanto abbracciarmi, non si può. Appena sti rossi hanno via. Ci abbracceremo anche. Vorrei abbracciare tutti quelli che mi sono vicini e che vi seguono, anche quelli che non vi seguono. Guarda, è l'amore universale. No, oggi è giusto che sia così, perché l'amore deve arrivare a tutti. Gesù è morto per noi, è morto per tutti. Quindi facciamolo insieme. Vogliamoci bene con quelli che ci vogliono bene e cerchiamo di voler bene anche a chi non ce ne vuole. Forse ne hanno più bisogno. Sicuramente. Comunque Tina, noi ti ringraziamo di questa bella conversazione. E poi ne faremo anche delle altre. Sì, proseguiamo via via.
quando volete, potete farne l'uso che volete, come volete voi. Ci piacerà proprio voi portare la tua voce, fare sentire la voce della tua testimonianza anche in tante occasioni che ci sono offerte in questo periodo, e lo faremo proprio con tanta gioia, quindi grazie. Fate quello che volete, perché io vi sono accanto. Non è possibile di persona, ma non è la cosa più importante. Vi sono accanto, di fianco, vicino, di sopra, sempre, insieme a tutti quelli che, ripeto, vi ascoltano e che i loro cuori possano aprirsi a quell'unico cuore che ce la sta mettendo proprio tutta, nonostante le apparenze. Quello di Gesù. E così sia. Grazie Tina, grazie. Grazie Tina, un bacione. Un bacione grande. Giorgio, mi raccomando, non dimenticare che la vecchiaia non esiste. Sicuramente. Siamo... Ciao. Un bacio, ciao. Eccoci qui. Dunque, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici e lo so, spero che siate riusciti a sentire abbastanza bene. Non vedo più Giorgio e Pamela, che vi pregherei di rientrare perché non devono essere usciti dal collegamento. Adesso li rintracciamo. Vediamo un attimo. Cos'è è successo? Vediamo li chiamo un attimo perché li vedo che sono fuori. Allora, lo so, c'è stato un problema. Eccoli, stanno arrivando. Eccoci. Allora, un attimo. Sì, eccoci, eccoli qua. Perfetto. Ci siamo, l'abbiamo fatta. È stata un po' movimentata, no, come cosa, perché adesso poi vediamo in che modo. Allora, non era possibile caricare sulla piattaforma direttamente la telefonata, quindi abbiamo dovuto usare un espediente che è stato quello di usare con il viva voce la registrazione con il viva voce del cellulare, mettendolo vicino al altoparlante del computer per farlo entrare dentro al... Sì, avete avuto un momento in cui non avete sentito, perché io mi sono voluta educatamente togliere dall'immagine, invece uscendo io è uscito anche l'audio, e quindi poi ho capito, perciò sono rimasta poi sempre lì, perché se uscivo non sentivano, e quindi, perché la piattaforma funziona così, ecco, e quindi lo so, vediamo, cercheremo di fare, trovare, grazie, ma quindi ora, ma alla fine abbiamo seguito lo stesso, grazie. Qui Giorgio e Tina già si conoscevano, pure Tina, sì certo. Comunque, insomma, a un certo punto non ho più visto la scritta non si sente, e quindi ho capito che si sentiva, perché altrimenti avrebbero continuato a scriverlo, no? Ecco, ho dovuto veramente aggiustarmi e fare un po' di magie, un po' di sortilegi. Ho tolto anche l'auricolare, ho lasciato poi solo il microfono del computer, ho visto che alla fine nessuno più si è lamentato, e quindi sono andata per intuizione guardando i vostri post. Lo so, abbiamo sentito anche se con difficoltà, grazie. E poi non so, vedremo come fare, perché su Facebook non possiamo mettere queste cose, è un po' un problema, però troveremo anche un modo per farla risentire. Questa conversazione ci studiamo sopra e cerchiamo di... Vediamo anche con i nostri esperti, vediamo se riusciamo anche a migliorare proprio
la voce, la qualità, insomma. Sì, perché c'era anche un problema della qualità della voce di Pina, sì, che era molto metallica, veniva fuori molto forte. Difatti, però, allontanavo un po' dal microfono perché capivo che ci poteva essere questo rimbombo, questo suono molto forte, per cui alla fine non riesce a capire che cosa viene detto, no? Ecco. Però insomma, un pochino credo che si sia, ecco, modulato. Comunque, grazie infinite a Tina, ecco, per questa sua testimonianza, e grazie a voi perché siete riusciti appunto a convincere Tina. Sono sicura che lei adesso capirà l'importanza del web, e sono sicura che verrà, perché abbiamo bisogno, no, di queste testimonianze. Certo. Allora io lascerei andare avanti ancora un po' voi da soli, mi metterei di nuovo sui banchi, eh? Così. Sì, sì. Allora, dopo per un saluto. Grazie, Anna. Ecco, no. Cosa è successo? Sono spariti i nostri amici. Ah, eccoli. 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 Okay. E quindi questo ricordo è chiaro che è vivo, è vivissimo. Cioè è impossibile, anche se sono passati 40 anni, è impossibile non avere un ricordo vivo di quello che insieme abbiamo vissuto. Insomma, avete sentito anche Tina, non si sarebbe mai immaginata, come io non me lo sarei mai immaginato, di dover avere un'esperienza, delle esperienze del genere. E quindi, anche se i nostri compiti sono diversi, nel senso che io ho un'esposizione di testimonianza, lei è più ritirata, però negli anni ha sempre supportato, ecco, questa testimonianza. Non ha mai voluto arrendersi, come diceva anche Anna, a internet. Invece pare che questa volta riusciremo a smuovere qualche cosa. Ecco, allora siamo a questo quarto capitolo del libro. Tina entra in scena proprio perché durante questo incontro avviene quello che lei ha raccontato, cioè che era questa festa di amici a Genova, e noi abitavamo a Genova, io mi trovavo sull'Appennino tosco-emiliano, e lei praticamente viene presa da questa visione mentre io ho questo incontro, e vede tutto, talmente che poi quando ci siamo sentiti mi ha raccontato tutto. Mi ricordo anche i particolari, c'era una panchina di pietra, tutti i particolari, tutto mi ha raccontato. Questo è stato il segnale che era già arrivato il momento che Raffaele mi aveva preannunciato che non li avrei più incontrati da solo. E come diceva appunto prima Pamela, un pensiero molto, molto bello, un'intuizione molto amorevole. Cioè praticamente Raffaele mi incontra da solo, e prima di incontrarmi con altri fratelli vuole che ci sia anche qualcun altro con me, no? Insomma, è un'attenzione da non sottovalutare. Sì. Ecco. Allora, io di questo primo incontro, che poi è il secondo incontro ravvicinato di loro che scendono a terra, di questo secondo incontro, dove per la prima volta vado con Tina e con quattro amici che però loro volevano che stessero a un certo punto di distanza, questo è avvenuto poi anche in seguito, e dicendo che avrebbero dato anche a loro dei segni, avrebbero dato modo di farli partecipare. Questo è sempre avvenuto, come vedremo meglio nei successivi incontri. Ecco, allora, sì, Tina ha avuto sempre questa, non so come chiamarla, disinibita, come se andasse a una cosa già conosciuta, una festa, che ne so io. Cioè io ero strabiliato di quello che avveniva, ma ero strabiliato anche di Tina, perché mentre io andavo lì come il pioniere che va ad assistere a una cosa veramente insolita, no? Lei invece andava lì tutta come se fosse normale, non lo so. Era portata veramente da una gioia
incredibile, cioè erano le emozioni che guidavano molto Tina. Io forse ero più concentrato proprio a comprendere quello che era il messaggio, quello, ma anche lei penso, però c'era questa un po' questa differenza. E ricordo la prima impressione che ebbi quando questi tre fratelli, Raffaele l'avevo già visto, ma stavolta si avvicina proprio, anche Fircon e Orton, e cioè li guardavo, questi visi, la pelle, l'ho detto anche un'altra volta, era un po' come se fosse appena appena lucente, erano come noi, però erano bellissimi, con questa pelle appena lucente, erano belli. Qualcuno mi ha detto, ma perché erano tutti belli? E che ne so, erano belli, sono stati sempre belli. Noi, fratelli dello spazio, angeli brutti, non ne abbiamo visti, cioè abbiamo visto anche qualcos'altro, ma non erano questi angeli. E quindi quello che mi ha colpito, che poi avevo già notato in Raffaele, sia quando l'avevo visto in veste di luce, sia la prima volta in veste umana, è questa bontà che loro esprimevano, una grande presenza di spirito, cioè erano veramente lì, non è che erano lì e magari pensavano altro, c'erano veramente lì totalmente, ecco, con questa grande presenza di spirito, ma soprattutto questa bontà. Cioè noi in questo mondo, non è che non ci sono persone buone in questo mondo, per carità, ci sono le persone buone, però siamo sempre un po' sulla difesa, no? Perché non sappiamo mai chi incontriamo, non sappiamo mai che carattere o che reazione può avere una persona che abbiamo davanti, chissà come la pensa. Ecco, lì invece, quando vedi questa bontà proprio palese, espressa in questi volti, ti cade qualsiasi remora, cioè veramente senti un grande amore, una grande confidenza, voglio dire una grande intimità, ecco, diresti proprio qualsiasi cosa senza paura di essere giudicato, senza paura di dire ma chissà come la pensa, no? Anche se Tina ha raccontato che quando ha detto che non capiva la strada si è un po' vergognata perché insomma dice questo l'ha spiegato, io gli devo dire che non ho capito, e Firco gli fa quel semplicissimo esempio dell'uovo che è rimasto storico. Ecco, e poi veramente c'era questo senso di grandezza, ma io quando dico grandezza non lo dico in modo umano, non lo dico Napoleone, la grandezza di Napoleone o degli imperatori romani, una grandezza proprio interiore, una nobiltà d'animo, cioè questo traspare, è impossibile non coglierlo. Si capisce che sono persone con un grande equilibrio, una grande saggezza, con una grande conoscenza e, ripeto, di una grandissima affabilità. Ecco, questo ci tengo a dirlo e anche a ripeterlo, perché veramente questi nostri fratelli che vengono da dimensioni superiori alla nostra sono una gran bella cosa, una gran benedizione quando possiamo contattarli. E poi loro cominciarono subito a parlare, specialmente Raffaele, che in questo caso mi parlò un po' a tu per tu, mentre Tina parlava più con Fircon e Orton, io fui preso da una parte un po' da Raffaele, e mi ricordo che Raffaele mi diceva, dice noi ci siamo, non possiamo farci vedere sempre palesemente a tutti, perché ci sono delle leggi universali che ce lo impediscono. Ecco, su questo poi diedero più avanti altre spiegazioni che sono nel libro e ci agganceremo, però loro dissero noi ci facciamo vedere tantissimo, sono tantissime le persone che hanno segno della nostra presenza, ci vedono sfrecciare nei cieli, ci vedono sui mari, ci vedono sul suolo terrestre. Io ho avuto racconti in questi anni che ho testimoniato in giro per il mondo, veramente incredibili persone. Un amico che faceva una crociera da Genova alla Corsica in mare, in pieno mare di notte, che vedono questa astronave appoggiata sull'acqua, sembrava una super crociera in festa con le luci, eccetera.
e lui non si è messo a gridare, era lui di vedetta, gli altri dormivano, perché era di notte, perché ormai la loro imbarcazione andava contro, a cozzare contro questo colosso di luci, e invece dice, noi siamo entrati dentro, siamo usciti dall'altra parte, veramente persona affidabile, ve lo assicuro, con ruoli anche nel mondo molto importanti, persone serie, insomma, non è che si inventavano niente, ecco. E quindi sul suolo della terra, perfino nelle case, io anche da persone semplici ho raccolto veramente visioni nelle case di luci, di esseri, di angeli, di extraterrestri. Poi ci sono i sogni, anche i sogni, Raffaele mi spiegava, voi dite io ho sognato, però ci sono dei sogni che noi che sono dei veri contatti con noi, cioè ci sono persone molto molto come si può dire, delicate, che si spaventerebbero se noi ci facessimo vedere esteriormente, quindi entriamo nei sogni, e quindi ci sono tante persone che ci contattano nei sogni. È bene che si sappia che anche questo è un grande canale di contatto che noi abbiamo. Ecco, e poi ci sono le visioni, ci sono gli incontri ravvicinati. Veramente, guardate, una nazione che io ho frequentato tantissimo, la Germania, e ho conosciuto delle contadinelle anziane che mi raccontavano delle cose incredibili, incontri che avevano fatto, avvistamenti, voci che le guidavano, cioè persone che non raccontano niente perché hanno paura di essere prese per matte, per strane, eccetera. Ecco, quindi Raffaele cominciò subito a dirmi che non è vero che noi non diamo segno della nostra presenza, a volte addirittura c'è chi si accorge della nostra presenza, anche se noi ci facciamo vedere come una persona di questo mondo, ma si accorgono che lì c'è qualcosa che va oltre, no? E questo può essere perché noi siamo lì proprio fisicizzati, materializzati, non so come dire, e può essere anche perché noi è come se prendessimo possesso di una persona che va per i fatti suoi per trasmettere una presenza nostra. Ecco, questo fu un discorso che per me, almeno che ero digiuno di tutte queste cose, mi prese tantissimo. E poi l'altro discorso che Raffaele mi fece, riuscì in questa, già in questo primo colloquio più intimo con lui, fu quello che nulla accade a caso, si disse proprio questa frase. E allora io lì feci tantissime domande, Tina lo sa quante domande ho fatto io. E dico, ma come nulla accade a caso? Succedono delle cose in questo mondo, dico, sono poco spiegabili, anzi sembrano assurde, no? Eccetera, no, mi disse, niente accade a caso, c'è un disegno. Allora, questo disegno riguarda tutti, c'è chi viene in questo mondo perché deve imparare l'amore universale, deve imparare a essere buono, imparare la giustizia. C'è chi viene per aiutare gli altri, altrimenti non neanche sarebbe qua. Ecco, cominciò a parlare di tutti questi compiti e in questo contesto niente accade a caso, assolutamente niente accade a caso. Anzi, questa è una delle cose che possono pilotare un percorso interiore, un percorso spirituale, un percorso di elevazione, sapere che nulla accade a caso, e se nulla accade a caso vuol dire che ci sono dei perché, ecco, e questi perché fanno parte di una conoscenza, di una sapienza, che se noi apriamo il cuore ci vengono rivelati e si riallacciano anche a quello che è il tema nostro degli insegnamenti sulle leggi cosmiche dell'amore e della fraternità. Ecco. E poi parlarono di un grande numero di testimoni, di persone che a volte dicono sì, gli angeli esistono, gli extraterrestri esistono, Dio esiste, eccetera, eccetera, senza però esporsi a dire perché sono così sicuri. Magari hanno avuto dei segni, hanno avuto i segni, però qualsiasi contatto lo nascondono sempre per i motivi che ho detto prima, no? Temono di essere prese per persone strane, eccetera. Però loro parlano di innumerevoli testimoni sulla Terra. E qui cominciò Raffaele a parlarmi degli uomini di buona volontà,
Beh, dico gli uomini di buona volontà sono quelli che hanno la buona volontà, cioè vogliono... No, dice gli uomini di buona volontà nel nostro linguaggio sono tutte quelle persone che si trovano sulla terra, ma nel loro cuore, nei valori della loro esistenza, nei valori loro umani, morali, spirituali, eccetera, non condividono un andazzo che l'umanità della Terra sta seguendo sul vostro pianeta. Ecco, questi sono testimoni dell'amore universale, sono dei discesi in missione, precisò. E queste persone hanno una sensibilità particolare, quello che per altri in questo mondo è scontato, per loro non è scontato. Quello che per altri dice, ma tanto è così, invece loro ci soffrono, si sentono a disagio. Qualcuno, ma tante persone, no? Qualcuno mi ha detto, io è come se avessi vissuto sempre una vita doppia, ero qui e non ero qui, ero di questo mondo, ma non mi sentivo di questo mondo. Ecco, allora, queste persone, mi disse, pagano un alto prezzo, un grande prezzo. Anche questo non è casuale, fa parte della loro missione. E parlò di una missione quindi universale di amore e di salvezza. Salvezza dal male, perché il male ci trascina alla rovina, ci trascina alla distruzione. Voi vedete questo mondo come martoriato, no? Martoriato nella natura, martoriato... Vabbè, adesso non apriamo telegiornali, che non è il caso di aprire. Però questo mondo sta godendo i frutti di qualcosa che non è stato fatto bene, non viene fatto bene. Fosse solo la possibilità di autodistruzione, fosse solo che la scienza viene impiegata a costruire armi micidiali, viene impiegata a costruire cose non solo buone e utili, ma anche molto, molto pericolose. Ecco, allora mi disse Raffaele in questa occasione che queste discese in missione, avvicinandosi a un tempo di conclusione di questa esperienza che diventa una specie di vaccinazione, che non è la vaccinazione quella della pandemia, è una vaccinazione più profonda, è la vaccinazione dei cuori, delle menti, è la vaccinazione da tutto ciò che danneggia l'amore universale, che contrasta l'amore universale, che va contro queste leggi universali e provoca disastri, inquinamento, distruzione, odio, guerre, grandi rancori tra le persone, perfino nelle famiglie, eccetera, eccetera. Questo è il tempo conclusivo dove l'umanità va verso questa vaccinazione. E poi mi disse anche che questi testimoni c'erano stati in ogni tempo e purtroppo molti di loro sono stati incompresi, derisi, perseguitati, torturati e anche uccisi, perché avevano capito e volevano, cercavano di trasmettere la verità dell'amore universale, la verità della necessità che l'uomo cambiasse il proprio cuore, la propria vita, ma avevano soprattutto compreso come il dolore sul nostro pianeta è il frutto dell'orgoglio, è frutto di superbia, di orgoglio che devasta l'amore, devasta la bontà, devasta la semplicità. Tina diceva, dove siamo arrivati, diceva prima nella telefonata, dice, non c'è più semplicità. Come mai ci siamo ridotti così? Ecco, allora, questo loro messaggio è un messaggio di grande semplicità, ma di grande forza, di grande potenza. La frase è semplice, ma è potente. Se non diventeremo semplici e buoni, queste sono le parole di Raffaele, se non sarà debellato l'orgoglio e lo spirito di sopraffazione, non potremo ricevere la vera conoscenza che consente la giusta e vera evoluzione. Ecco, molti, dice, deridono questi messaggi a causa della loro alterigia e presunzione. Così non si rende possibile una vera redenzione dell'umanità. Ecco, io lo confesso sinceramente, avevo 35 anni allora e quindi non ero anziano.
anche perché Tina ha detto che la vecchiaia non esiste, ci credo. Però insomma un po' di esperienza nella vita me l'ero fatta, anche se ero mezzo del cammin di nostra vita. E quindi la mia reazione alle meravigliose parole di Raffaele, a questa verità che mentre me la rivelava mi entrava profondamente, è stata una reazione un po' di amarezza, un po' di incredulità. Cioè ho detto, sì, ho capito, voi ci portate veramente l'essenza della vita, che è l'amore, ma come farà questo mondo? Questo mondo, come poi dissero più tardi, c'è meno aria di quella che respirate. Come farà questo mondo che sta andando in una direzione che non è questa? Dico, come faremo? Come si farà? Poi chi ci crederà a questo messaggio? E allora lui non si curò molto di questo, in una volta successiva invece mi ha dato altre spiegazioni. Lui ha continuato a dire che ci sono gli uomini di buona volontà, che ci sono coloro che l'accolgono questo messaggio. Perché? Perché ce l'hanno nel cuore, perché hanno un riscontro, anche molti che non hanno queste esperienze così forti come quella che noi stiamo dando a voi, però hanno questa conoscenza, ce l'hanno dentro. Questo riscontro ce l'hanno dentro e quindi accolgono. E poi ha detto, molti di noi da sempre scendono sulla terra e a volte nascono in un corpo terrestre per poter esplicare compiti assai difficili e per contrastare il male. In ogni caso si deve prima salvare se stessi e poi allora si può compiere l'opera per la quale si è nati sulla terra. Ha fatto l'esempio della trincea, che insomma prima ti devi difendere tu, no? E allora io ho chiesto, allora quindi si viene dallo spazio per imparare a essere buoni o per imparare, per aiutare gli altri, dicevo, ad imparare, mentre si continua a imparare però prima noi. Ecco. E Raffaele ha paragonato la situazione sulla Terra a una grande guerra, a un grande scontro fra forze che vogliono andare verso queste leggi dell'amore universale, costi quello che costi, senza compromessi, cioè entrare proprio nelle leggi dell'amore universale, della vera fraternità, entrare in queste leggi che trasformano il cuore, la mente, lo spirito, l'anima e anche il corpo, perché dove si salvano queste cose anche la materia è salva, no? Ecco, e loro paragonarono questo a una grande guerra, però dissero la nostra è una guerra di amore. È una guerra di sapienza, di bontà, di pazienza. Le nostre non sono armi che uccidono, non sono armi micidiali. Ecco. E poi cominciò a parlare di questi discesi. Alcuni sono nell'oblio, non sanno di esserlo. Altri invece sanno di esserlo. Alcuni nascono da una mamma qui. Altri sono qui presenti, ma non sono nati da una mamma, ma sono provvisoriamente qua, eccetera. Ecco. E quindi una domanda che feci, poi mi fermo qui perché oggi non voglio stancarvi troppo, una domanda che feci fu questa: ma da cosa si evidenzia la loro identità spirituale, di questi discesi, questi uomini di buona volontà, di queste persone che, eccetera, eccetera? E lui mi disse, questi aspettano il tempo dell'amore, aspettano il tempo dell'amore universale, aspettano il trionfo dell'amore, della bontà, della semplicità, della vera evoluzione, del vero progresso. Queste sono persone che non si fanno abbagliare dai luccichii, da alcuni luccichii di questo mondo che si presentano come cose positive e poi invece vengono applicate negativamente. Ecco, e sono persone che non credono che si debba usare il male per produrre il bene. Credono incondizionatamente nell'amore universale. E poi mi disse anche, siccome lì c'era un gran vento, mi ricordo, su quei monti, mamma mia, c'era un vento che spazzava proprio, vedevo l'erba come le onde del mare, no? E poi c'erano questi nuvoloni che si spostavano velocissimi, c'era la Liguria, poi un clima, quando si scatena, è abbastanza robusto, no? E lui mi disse, lo vedi questo vento? Ecco, mi disse, presto sulla terra si leverà un grande vento che spazzerà via tante brutte cose.
e voi siete entrati in questo tempo. Ecco, io mi fermo qua perché non voglio abusare del vostro tempo, non vi voglio stancare, non voglio farvi una testa così. Però spazio per le domande, così almeno sì, va bene. Così dobbiamo stare ancora un po' insieme, no? Va bene. E intanto ci sono tantissimi messaggi di ringraziamento per Tina, e quindi vi faremo avere, vi ringraziamo, certo, da parte sua. E qualcuno scrive, Monica Campanella scrive, deve essere stata un'esperienza straordinaria e bellissima ad essere stati in contatto con i nostri fratelli extraterrestri. Sì, è stata straordinaria e bellissima, sì. Monica. Pinella Chionna scrive, sentirvi parlare mi fa vivere, provare le emozioni che avete provato voi, come se fossi stata lì con voi, che meraviglia, grazie. Forse spiritualmente c'eravate tutti, lo spirito non ha impedimenti materiali. Sì, ecco, mi ha scritto davvero toccante, come Maria Ruota, e poi ci sono anche Mariella Zarà, che ringrazio per questa testimonianza fuori dal normale, testimonianza meravigliosa, scusate, Graziella Tucci. E poi arriviamo anche a qualche domanda. Roberta Garegnani scrive, grazie, ma quindi, quindi Giorgio e Tina già si conoscevano, eppure Tina è stata scelta, giusto? Sì, noi ci conoscevamo. Io ho conosciuto Tina in un periodo in cui non stava molto bene e l'ho aiutata tantissimo, si era ristabilita, quindi tra di noi è rimasta un'amicizia molto cara. E anche se l'editore ha scritto che al tempo eravamo fidanzati, ma non è vero, però non l'ha mai tolto. Io gli ho detto, guarda, l'editore, non eravamo fidanzati, eravamo amici. Vabbè, dicevo, mai l'ho messo. Però, insomma, se per fidanzato si può intendere un amore molto caro, così va benissimo. Eravamo fidanzati. Poi dice, lei ha chiesto se è stata scelta anche lei, ha risposto che stava aspetto. Sì. Assolutamente sì. Nulla accade a caso, in questo caso vale anche, molto vale, se sia stata scelta assolutamente anche lei. Assolutamente. Era previsto così. Quel nulla accade a caso, se non sbaglio, Giorgio, nasce anche dal fatto che vi eravate fatti dei sensi di colpa, vi eravate un po' tormentati per aver parlato di questa esperienza anche dei vostri amici che poi sono stati coinvolti nell'esperienza. Quello non l'avevo fatto io, i sensi di colpa, perché inizialmente pensavo di aver mancato un segreto, dico forse non dovevo dirlo, invece no, tu nulla accade a caso. L'hai detto perché dovevi dirlo, nulla accade a caso, infatti non sarai solo. Allora, poi c'è Irene Stracuzzi che scrive, gli esseri di luce attualmente non hanno contatti con altri fratelli terrestri? L'ultimo incontro è stato quello con Giorgio e i suoi amici? No, sono tante le persone che vengono contattate. Adesso io non so se esistono, diciamo, come si potrebbe dire, avventure che sono durate mesi, perché per 6 mesi noi abbiamo avuto tanti incontri avvicinati, tanti contatti cosmici, eccetera, no? Quindi però che ci siano dei contatti con tanti altri uomini della Terra, sicuramente, se no, poveri noi, ecco, se fossimo solo noi ad aver avuto questo. Io in questi anni che ho girato per il mondo testimoniando ho incontrato tante, tante persone che hanno avuto incontri, li hanno visti, hanno ricevuto messaggi, ci hanno parlato, abbiamo visto, cioè, ho potuto sentire e ascoltare tante testimonianze. Forse così estese, non lo so, ecco, questo non lo so, però testimonianze che hanno segnato la vita di tantissime persone, hanno segnato il loro percorso, il loro credo, eccetera, sì, tante. Carnella Placido scrive, ho comprato e letto il libro tutto viziato, con cuore aperto e mente aperta. Mi sono commossa tantissimo immaginandomi dentro quell'amore universale di cui parlavano i nostri fratelli cosmici. Grazie Giorgio, nel mio piccolo farò del mio meglio per un mondo migliore. Eh beh, questo è il punto bello, questo che tu dici, farò del mio meglio per un mondo migliore, è proprio quello di cui parlavo prima, di cui parlava Raffaele, cioè è la missione degli uomini di buona volontà, e questo è un tema che io porto sempre nelle mie conferenze, nei seminari, anche quando incontravo prima le persone, prima di questo lockdown, questa chiusura, e
tanti non valutano abbastanza quello che fanno di buono e di bene, perché in questo mondo tutto tende a farci sentire in colpa, a farci sentire sbagliati, a farci sentire cattivi, no? Invece tutto quello che di buono facciamo ha un grande valore, ha un grande potenziale e viene raccolto e usato su altri piani, ma è tutto visibile, quindi molto bello questo che tu dici. Marinella Canè scrive: in questo momento dove nel mondo regna il caos totale, queste testimonianze ci rapiscono, ci portano a vivere le stesse esperienze vissute da Tina e Giorgio. Grazie. Certo, perché mica sono proprietà privata nostra. Le hanno date a noi perché fossero di tutti, e poi questi fratelli sono di tutti, non è che Giorgio e Tina hanno la camicia bianca e voi siete bruttanatroccolo, ma ci mancherebbe. Forse sono venuti a trovare me perché ero bruttanatroccolo, che non avevo più bisogno di voi. Ecco, quindi sono esperienze universali, sono insegnamenti universali, sono le leggi universali, è l'amore che scende e si manifesta e che se noi lo accogliamo, prepariamo questo mondo, affrettiamo i tempi, perché non ci rimane ancora molto tempo. Graziella, tu ci scrive: su che pianeta abitano? Forse mi è sfuggito, grazie. Vengono da tante dimensioni, vengono da tanti mondi, poi si spostano, non sono come noi, vabbè, adesso noi non ci possiamo spostare, però noi ci possiamo spostare poi quando siamo liberi, speriamo presto, da una città all'altra, da un continente all'altro, non so, siamo arrivati massimo sulla Luna, ma loro si spostano da una dimensione all'altra, da una galassia all'altra, cioè quello che faremo anche noi poi, quando saremo liberi da questa dimensione, ci aspettano cose veramente meravigliose. Roberta Garegnani scrive, chiede dove è avvenuto l'incontro, quello con Tina intende. Questo di cui ho parlato oggi, che è stato il primo, poi ce ne sono altri e speriamo anche di fare altre testimonianze a Tina, magari con un'audizione migliore. Questa è avvenuta sempre sulle colline finalesi, da Finalborgo, chi conosce la Liguria, cioè Finale Ligure, in provincia di Savona, si sale verso Finalborgo, Calice Ligure e poi si sale ancora su, ecco, in quelle montagne lì, Savonese, insomma. Maria Luisa Dalla Torre scrive: perché non tutti possiamo vederli? Sì, sarebbe meraviglioso. Sarebbe meraviglioso. Nulla è a caso, le missioni nostre non sono tutte uguali. Poi io mi permetto anche di dire questo, qualcuno ha detto beato te, fortunato te, sì. Però noi eravamo più di due, però gli unici che si sono buttati a testimoniare senza guardare a niente sono stati io e Tina, gli altri hanno testimoniato quando hanno potuto, eccetera, e alcuni invece proprio hanno detto che non si sentivano di esporsi, avevano famiglia, avevano un lavoro con delle responsabilità, insomma, non si sono sentiti di mettersi in gioco, ecco, le uniche due persone che si sono messe in gioco con gioie e dolori, con tanto amore e tante persecuzioni, siamo stati Tina, ecco, ma questo non per farmene un vanto, questo era il nostro compito. E quindi, poi dicevo prima, tante persone che io ho conosciuto in giro per il mondo mi hanno raccontato fatti straordinari, mi hanno detto: guarda, li raccontiamo a te perché tu ne racconti dei peggiori, dei più tremendi, altrimenti non mi sono mai sentito di raccontarlo. Cioè, c'è un'esposizione in questo mondo, tutte le missioni non sono uguali. A chi viene chiesto una cosa, a chi viene chiesto un'altra, neanche dico che quella che hanno chiesto a me e Tina è la più importante rispetto a quella di altre persone. Sono persone, ognuno svolge la sua missione nel suo ambito familiare, personale, sociale, lavorativo, cioè tutti noi compiamo, ma se siamo con questo amore dentro, stiamo costruendo un nuovo mondo. Claire scrive: leggendo il suo libro mi sono chiesta se si possono considerare gli arcangeli come extraterrestri veri e propri. E lei ha proseguito a scrivere: io li ho sempre considerati come energie disincarnate provenienti da altri piani di esistenza.
Hai parlato, hai considerato bene, infatti già ho fatto cenno a questo, ma più avanti si spiegherà ancora meglio. Ci sono angeli cosiddetti puri spiriti, quindi sono comunque entità, persone, figli di Dio, chiamiamoli come vogliamo, che possono prendere un corpo materiale provvisorio, ma poi lo lasciano, perché non sono nati uomini. Quindi questi, poi ci sono quelli che tu dici disincarnati, sono persone vissute che poi sono morte, hanno lasciato il corpo fisico e hanno proseguito con l'anima e con lo spirito. E ci sono persone fisiche, extraterrestri fisici, di questo però dovremo dare un po' di spiegazione, che vivono su altri mondi fisicamente, però stanno in una situazione risorta, come diceva prima la nostra Anna, stanno in una resurrezione per cui questa materia si materializza, si smaterializza a piacere, può percorrere spazi, eccetera, senza conoscere morte, senza... Quindi esistono tutte queste tre realtà, quindi tu hai intuito bene, ecco, poi magari in una successiva lezione o incontro che facciamo in questa sede, l'argomento lo toccheremo perché è della massima importanza. Grazie per averlo un po' anticipato. Cristina S. Grizzuti scrive: una curiosità. Questa entità che si è presentata come Raffaele è lo stesso che viene citato come l'angelo Raffaele nei testi sacri dai secoli, oppure, scusate, ma ho perso il messaggio. Beh, intanto che lo cerchi io comincio a rispondere. Sì, è lo stesso che viene citato nei testi sacri. E nella Bibbia c'è un libro che si chiama Libro di Tobia, dove Tobia deve compiere un viaggio per recuperare un'eredità familiare, deve fare un lungo viaggio, e a quel tempo là non c'erano gli aerei, non c'era il treno, non c'erano tante cose, quindi si doveva andare a piedi, percorrere lunghi spazi ed era molto pericoloso, e cercavano una persona affidabile che potesse accompagnare questo giovane, e si presentò l'arcangelo Raffaele, però sotto le sembianze, ecco, l'angelo che prende corpo provvisorio sotto le sembianze di un giovane che si faceva chiamare Azzaria e lo assiste. Insomma, c'è tutta una storia molto, molto bella da leggere nel libro di Tobia. Poi al ritorno ha fatto sposare la cugina che stava là, liberandola da tante situazioni, eccetera, e quando torna a casa, che riporta Tobia a casa, e guarisce il padre dalla cecità. Raffaele vuol dire medicina e guarigione di Dio, questo è l'arcangelo della guarigione. E allora la famiglia di Tobia dice: questo giovane Azzaria si merita la metà, che gli diamo la metà di tutti i beni che abbiamo recuperato là, nella media. A questo punto Raffaele comincia a salire verso l'alto, si smaterializza, si fa vedere proprio come angelo, e dice in parole, se lo dico in parole povere, che non aveva bisogno di soldi, cioè dei soldi non se ne faceva niente, ma aveva compiuto questa bella missione perché era stato mandato da Dio ad aiutare questa famiglia, che era una famiglia molto, molto buona, molto pia, eccetera. E questa è la storia di Raffaele nella Bibbia. Ma Raffaele è un arcangelo universale, insomma, non è patrimonio privato della Bibbia, quindi direi di sì. Sì, Cristina si chiedeva se invece esistono delle classi di ordini che si definiscono Raffaele per identificare una certa identità, ma cambiano di volta in volta nel tempo in base a chi si presentano. No, questo non credo. Questo non credo. Invece un'altra cosa che si può agganciare a quello che tu stai dicendo è questa. Quando noi diciamo l'arcangelo Raffaele, ma noi diciamo questo arcangelo, ma c'è una miriade di angeli che stanno con lui e che fanno un grande servizio non solo all'umanità della Terra, ma a tutte le umanità e a tutti gli esseri e tutte le creature che sono nella creazione. Ecco. Quindi in questo senso uno potrebbe anche presentarsi in veste del compito di Raffaele, in questo senso sì.
Cesare Garozzo scrive: se comprendessimo a fondo il loro messaggio, non ci sarebbe tanto ego nell'uomo di oggi, ormai preso da se stesso, come se tutto girasse intorno a noi. Sarà anche questo un motivo che ha causato tanto malessere e manipolazione generale? Hai detto una cosa bellissima, la semplicità. Ritornare semplici e fanciulli è la strada per il ritorno verso la luce e il vero amore, così come porta l'esempio Fircon con l'uovo, con tanta semplicità ha dimostrato tanta grandezza. Grazie. Questo è il messaggio che ci hanno portato loro, del messaggio che stiamo dicendo, quindi grazie per aver ribadito questo concetto e averlo un attimo approfondito. Allora, Silvestro Nardi scrive: buonasera, hai detto sia nel libro che in altre interviste che loro non si manifestano a tutti in modo eclatante, per non essere violenti e per rispettare il nostro libero arbitrio. Quale sarebbe la differenza con l'avvenuta finale in cui saremo salvati? Spero si capisca la domanda, grazie. Beh, ho capito, sì. Chiara la domanda, almeno per me è chiara. Ma vedi, la differenza è questa, che sulla Terra, come abbiamo detto prima, si viene anche per imparare. E a differenza di questo mondo dove ci sono le dittature, dove ci sono le imposizioni, eccetera, no? Sempre giustificate ovviamente, però le dittature restano dittature anche quando hanno delle giustificazioni, loro invece hanno un grande rispetto per la nostra libertà, hanno un grande rispetto per il cosiddetto libero arbitrio, per le nostre libere scelte, anche se queste poi comportano delle sofferenze, si impara, no? Il bambino che va a toccare la stufa e si scotta, impara, capito? E quindi loro agiscono a monte, come poi mi spiegheranno più avanti, perché se loro non agissero a monte ma entrassero direttamente nel vortice delle nostre vicende, o dovrebbero diventare violenti anche loro per ostacolare la violenza, ma loro non diventeranno mai violenti, oppure nella loro sapienza e vera potenza spirituale operano a monte. Però, come dicevo, questa partita a un certo punto si conclude. Allora, poi c'è la manifestazione di tutto quello che è stato fatto, che è stato dato, che è stato trasformato, di tutto quello che è stato anche concesso, proprio lasciato a questo rispetto, diciamo, della libertà, del libero arbitrio, cioè una manifestazione. Allora è chiaro che nella manifestazione ci saranno, diciamo, manifestamente le realtà che ci saranno allora. Quindi tutti coloro che avranno operato nel bene lo vedranno, perché entrano proprio nella gloria, la Bibbia la chiama la gloria del Signore, mi piace molto questa frase. Ecco, e poi anche coloro che hanno fatto fatica, hanno dovuto imparare, eccetera, anche loro saranno attratti, risucchiati da questo amore universale, da questa gloria del Signore, da questo amore universale. Poi vedremo più avanti che ci sarà qualcuno che ancora dice: no, io voglio ancora mettere sotto i piedi gli altri, voglio ancora fare delle cose pericolose, voglio fare ancora delle cose brutte perché a me piacciono, eccetera. E allora ci sarà un tempo a parte, però noi siamo vicini a questa manifestazione, quello che la Bibbia chiama il sollevamento, quello che loro hanno chiamato il sollevamento. E sarà un grande momento, però stasera non possiamo parlare di questo, altrimenti facciamo domani mattina. Preferiamo procedere per gradi, come hanno fatto loro con noi, perché allora le cose vengono inquadrate, dette nella maniera giusta. No, potrebbe anche essere violenza questo, no? Buttare lì delle cose che magari uno non capisce bene o non inquadra bene e ne rimane un po' scosso. Ecco, molto. Questa delicatezza che loro hanno avuto dobbiamo cercare di usarla anche noi. Sempre a proposito del libero arbitrio, Cristina scrive: mi sono sempre chiesta come si concilia il principio nulla accade a caso con la legge universale del libero arbitrio, per la quale è determinante una nostra precisa scelta. Cara Cristina, lo so che per noi è un concetto molto difficile. Per noi è molto difficile quadrare il cerchio, perché dice o è cerchio o è quadrato. Però io ti assicuro,
per quel poco, per quello che io ho messo il naso un po' nell'aldilà, per quello che ho potuto vedere e capire, lì si quadrano anche i cerchi. E quindi questo libero arbitrio è una legge universale, ma nello stesso tempo questa legge universale ha il potere poi di trasformare quello anche che è stato usato male, sempre che ci sia la volontà, quindi la scelta c'è sempre. Ecco, lì ti accorgi che libero arbitrio e amore universale è il cerchio, è il quadrato che è anche cerchio. Che quadra anche il cerchio, non so come dire. Veramente lì vedi e capisci cose che qui hanno un limite, non puoi andare oltre assolutamente, no? Tante volte noi diciamo il miracolo, quando vediamo che una cosa supera le leggi di natura, diciamo, è un miracolo, no? Lì il miracolo è una realtà esistenziale, lì è tutto un miracolo. Lo so che non è facile questo, e capisco le difficoltà anche perché io provengo da una mentalità un po' scientifico, schematica, quindi so che non è facile, e se io non avessi fatto alcune esperienze, tante volte me lo chiedo come farei a dire certe cose, no? E comprendo benissimo uno che mi guarda e dice: ma questo cosa sta dicendo? Non è la prima volta che mi capita, so che è così, però la mia testimonianza non può non affermare queste cose che per esperienza ho visto, ho toccato con le mani. Claire chiede ancora se dopo l'esperienza raccontata nel libro avete avuto più incontri con Raffaele. Allora, se per incontri con Raffaele vuol dire conversazioni con lui, contatti cosmici, qualche visione, eccetera, ti dico di sì. Incontri ravvicinati, sistematici in quel modo, no, quello è proprio riguarda quei 6 mesi. Sarebbe stato troppo bello, ma a noi ci hanno dato queste manifestazioni per creare una testimonianza, non venite qua che voi siete più belli, più fortunati, gli altri si arrangiano, è così. E quindi sì, però l'assistenza c'è sempre e non mollerà mai, perché portare una testimonianza così senza essere guidati e assistiti, ti assicuro che non so se sarebbe possibile, forse non è possibile. Poi c'è Carlotta che scrive: ci saluti per favore gli angeli, gli dica che li stiamo aspettando con le nostre debolezze, ma siamo qui per migliorare anche con loro aiuto. Grazie. Guarda, Carlotta, glielo dico tutti i giorni, veramente, specialmente adesso per quelle cose che in questo mondo si stanno vivendo, io gli dico: per favore, fate presto. E lo dico anche a Gesù: fai presto, muovetevi. Ho capito che ci deve essere più salvezza, ci deve essere... Io credo di aver intuito almeno che non state facendo le cose sbagliate, però per favore fate presto. E so che questa preghiera è ascoltata. Anche l'Apocalisse finisce con la frase: vieni presto, Signore, no? Speriamo che duri poco, ma vedrai che non durerà molto, perché di questo passo non so dove andremo. Hai risposto anche a Rita Gianatiempo, che ha chiesto: pensi che finirà presto questo abominio? E poi chiede anche a quali manifestazioni dovremo assistere. Beh, questa pandemia c'era stata detta nell'80, non potranno andare i bambini a scuola, non si potrà andare a lavorare, eccetera, eccetera. Io però ho fatto una scelta, le mie libere scelte me le rispettano, la mia libera scelta è quella di non spaventare. E lo dico in piena coscienza, perché noi più camminiamo nell'amore, più alziamo al cielo il nostro cuore e più tante cose saranno evitate. Però alcune cose molto belle non ci aspettano. Camminiamo tutti nell'amore, uniamoci in questo, perché noi possiamo veramente far sì che tante cose non succedano.
non c'è solo la forza del male, c'è anche la forza del bene, che è superiore, è una forza che agisce, che allontana le guerre, allontana cose brutte, agisce anche sulla natura. Questo mi pare che nel libro emerga molto bene, no? E quindi a volte porto un esempio che può riguardare magari chi ha fede, chi crede nella Madonna, nelle apparizioni mariane, però è un principio secondo me valido per tutti. In una delle apparizioni ai bambini di Medjugorje la Madonna disse: pregate perché non avvengano tre cose molto brutte che stanno avvenendo sulla terra, no? E allora i bambini dissero: ah, noi adesso lo facciamo sapere a tutto il mondo, che tutti quelli che possono si devono mettere a pregare. La Madonna disse: no, io l'ho chiesto a voi. Questo fa capire come anche una persona, poche persone che camminano nell'amore possono avere un grande potere, no? E questi bambini pregarono, chiesero a Dio che fossero risparmiate queste tre sciagure. E un giorno la Madonna, apparendo anche a loro, ancora a loro, disse: per le vostre preghiere a Dio io vi annuncio che quelle tre cose brutte non avverranno più. Ecco, questo è un esempio che per una persona credente nella Madonna, eccetera, può avere un valore, diciamo, ma è un esempio che vale comunque. Se noi siamo nell'amore, se noi costruiamo già il nuovo tempo dentro di noi, e questo fa, diciamo, una grande unione universale, un grande potere del bene, ecco che noi risparmiamo tante brutte cose. Poi chi crede nella preghiera, preghi che non avvengano. Il messaggio che io sto ricevendo ultimamente è questo: mi si chiede di pregare e far pregare per la pace nel mondo. La pace nel mondo, quindi vuol dire che dei rischi comunque li stiamo correndo. Allora chi può, preghi perché ci sia questa pace. Chi, cioè, io dico preghi, pregare non vuol dire solo recitare il rosario, che ne so io quali preghiere, anche quello se uno la pratica e ci crede, ma pregare è tutte le volte che noi siamo uniti ai nostri angeli, siamo uniti al cielo, siamo uniti ai nostri fratelli superiori, tutte le volte che noi rinunciamo a usare il male, il rancore, l'odio, la cattiveria, anche dove veniamo investiti purtroppo dall'odio, dalla cattiveria e dal rancore. Ecco, tutte le volte che noi camminiamo nell'amore, noi stiamo pregando e allontaniamo il male, allontaniamo le sciagure di qualsiasi tipo. Questa è una cosa che i fratelli dello spazio e gli angeli ci hanno garantito. Ce l'hanno proprio detto con chiarezza e ripetuto. E questo credo che sia anche quello che ogni persona discesa in missione sente vero nel proprio cuore e dovrebbe essere incoraggiato a camminare in questa direzione. Ancora Claire, la sensazione di non appartenere a questo mondo di cui parla Raffaele, accompagnata da una grande percezione del male che vive in questa terra, può essere superata? È ciò che Raffaele intende quando dice salvare prima se stessi? Certo, Claire, è così. Cioè, una cosa che ho ripetuto sempre da quando ho capito quello che mi hanno detto è proprio questa. Cioè, la nostra grande tentazione è quella di essere coinvolti dal vortice del male. Quando noi siamo oggetto di violenza per una difesa personale, per un istinto di difesa, eccetera, siamo portati a fare una reazione o al pari violenta o anche più forte, no? Ed è questo meccanismo che trascina il mondo poi nell'odio, nei disordini di tutti i tipi, fino alle guerre, fino a distruggere tutto quanto. La natura, noi stessi, ci sono persone che vivono nelle famiglie una grande infelicità perché vengono coinvolti, travolti. Nella misura in cui
cresce questo amore e diventiamo più adulti, cresciamo in questo amore, noi siamo più forti del male. Il male, come ci dicevano, vi può anche colpire, ma voi avete una specie di corazza, cioè un rimbombo, magari anche fastidioso, ma non venite né uccisi né coinvolti. Ecco che allora, questa è la risposta alla tua domanda, sì, noi possiamo vivere in mezzo a questa situazione senza esserne coinvolti. È una battaglia, non è che ci illudiamo che sia una cosa, è una battaglia, è una guerra anche se volete, ma è una guerra d'amore dove l'amore è più forte. Bisogna crederci. E ad Maria Luisa Dalla Torre che scrive: c'è troppo male, troppo dolore, troppa sofferenza, i bimbi, tutto il genere umano è sotto il giogo del male. Cosa rispondiamo? Allora, rispondiamo a quello che mi dissero i fratelli, gli angeli, eccetera. Chi sono quei bambini? Chi sono tutti questi martiri? E se fossero, che lo sono, angeli discesi per salvare questo mondo? Se fossero tutti discesi nei secoli per preparare quella manifestazione di salvezza universale? Se fossero quei deboli umanamente che hanno subito fino a dare la vita e poi di là saranno riconosciuti come quei giganti che hanno il potere di trascinare l'umanità verso la luce? Ecco, allora qui c'è un'ottica, capisco, difficile da accettare a mente umana, certo che lo capisco. Non è che perché ho avuto queste manifestazioni, questi messaggi, che adesso il cervello mi è andato, capisco la difficoltà. Io vengo da una posizione molto razionale, agnostica, per cui capisco, però questo è quello che mi è stato mostrato, fatto vedere, per il quale oggi io credo e che testimonio, e credo che anche chi ha difficoltà, se è un disceso in missione, se è un uomo di buona volontà in missione, sente che questo è vero. Non sarà facile, ma si può fare. Un po' per giorno, un pezzettino alla volta, e quel pezzettino sul piano dello spirito è un pezzettone, non c'è niente di piccolo nello spirito. È vero che questo è un mondo, un grande ospedale, un mondo orrendo sotto certi aspetti. La storia umana è una storia di sangue, di cose orrende, sì, che ci importa delle glorie di Napoleone, di quelle di quell'altro che hanno fatto massacri che non finivano più. Ogni impero ha camminato sui cadaveri e sul sangue, no? Però noi sappiamo che la posta in gioco è altissima. Quello che ci aspetta è talmente più grande. Allora da là, da quell'ottica capiremo qual era la posta in gioco, che ne valeva la pena di camminare nell'amore. Allora, c'è una domanda ancora, di leggiamo ancora un paio di domande, vedo che sono le 23:20, poi chiediamo magari ad Anna se viene qua con noi. Allora, intanto leggiamo questa domanda di Hassan Amirosseini, dice: viviamo in un'epoca che le forze dell'oscuro stanno mirando a togliere i nostri spiriti. È il momento che il padre venga in aiuto dei suoi figli. Bella questa domanda, bellissima. La domanda, più che una domanda è un'affermazione. Domanda, ma anche un'affermazione. È una bellissima. Certo che il padre si è già mosso. Ecco, io vorrei ricordare la parabola del figlio il prodigo, dove il figlio che è andato e ha combinato di tutti i colori, no? Si è ridotto a mangiare le ghiande, eccetera. Questo padre lo aspetta con le braccia aperte e neanche gli fa il processo quando arriva. Magari dice: vieni, poi facciamo i conti, poi vediamo. No, è talmente felice del ritorno di questo figlio che sì, ha sbagliato tanto, ma anche tanto sofferto però. E quindi adesso sa qual è l'amore del padre, qual è l'amore della sua famiglia, sa quali sono i valori positivi. E quindi io ti posso dire, Hassan, caro Hassan, che quel padre è già lì con le braccia, che ci sta attirando a sé, e tutti questi angeli, tutti sono
al suo servizio, il figlio al prodigo sta facendo ritorno. Sta facendo ritorno. Bello questo finale. Ti ringrazio perché è una bellissima immagine che rispecchia una realtà. Sì, è una bellissima immagine. Sembra quasi, cioè, una chiusura, no? Creata ad hoc. Sì. Creata ad hoc, sì, sì. Comunque è molto bello il discorso degli uomini di buona volontà, perché dobbiamo veramente affidarci a questo, alla nostra buona volontà, no? Per cercare poi chi... C'è chi è in missione, c'è chi non è in missione, però vive entrando in questa consapevolezza, e quindi è questa, no? È la vera buona volontà, credo che sia anche la consapevolezza, no? Certo. Sapere discernere. Allora, se fa la notte, come dice il mio collega famoso, si è fatta notte, allora è stata una bellissima serata. Cercheremo di risolvere anche questo problema tecnico, non è facile, però intanto credo che qualcosa sia arrivato, ecco, no? Che sì, abbiamo potuto dare l'opportunità. Questo sarà un motivo per convincere Tina a venire direttamente, così supereremo i problemi. Questo glielo mandiamo a dire domani, eh? E così riusciremo. Io sono sicura che lei verrà. Il cuore mi sorride. Speriamo che questi colori cambino, no? Sì. Perché lei abita a Roma e noi siamo sul lago. Sì, ma noi, se facciamo un collegamento online, così in rete, cioè, riusciamo a crearlo, anche se lei non si può spostare, no? Però riusciamo a farlo così, a collegarci con la piattaforma. Bisogna che qualcuno le sia vicino tecnologicamente, ecco, solo. Vediamo, dai, cosa riusciremo a fare. Ma tanto so che noi siamo uomini di buona volontà o no? Allora, certo. non ci fermano. Allora, io ne approfitto per augurare a tutti buona Pasqua. Vorrei ricordare a tutti i nostri amici che ci saranno sino a lunedì gli interventi di Tiziano Bellucci, che sta tutte le sere dedicando del tempo a noi, a questo spazio, no? Legato appunto alla Quaresima, dove lui ogni sera fa dei commenti. La sera di domenica, il giorno di Pasqua, ci sarà un salotto di Anna con Tiziano sul mistero della resurrezione. E ve lo dico subito che è una registrazione, non è una diretta. Abbiamo comunque risolto in questo modo per creare comunque un tempo di condivisione con voi. E anche lunedì ci sarà invece una diretta di Tiziano. Adesso vediamo se riesce a farla, o se no comunque lui farà alla sera alle 21:30 un'altra sua diretta, proprio tutta sul mistero di Maria Maddalena. Quindi non perdete questi appuntamenti pasquali. Allora, carissimi, il nostro appuntamento invece quando sarà? Invece volevo ricordare a tutti che il prossimo appuntamento alla Lux di Pamela Di Giorgio sarà l'11 maggio, ricordatevi tutti che quindi il prossimo appuntamento sarà all'11 di maggio, che è un martedì 11 maggio. Benissimo. Va bene. Bene. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie e a tutti, buona Pasqua. Grazie anche a tutti, Enrico Ballantini, sempre. Sì, anche e Enrico, grazie tanto a Tina anche. E grazie diciamo a tutti i nostri amici che ci hanno seguito fino adesso, che sono tantissimi. Un abbraccio caro da noi uomini di buona volontà. Anche il nostro caro Enrico che ci sta seguendo, ma anche lui ovviamente, porgiamo gli auguri anche da parte di Enrico a tutti quanti voi. Allora, Una presto e una serena notte a tutti quanti, grazie per la vostra partecipazione così numerosa, benvenuti tutti i nuovi iscritti, ho visto che
c'era qualcuno che era la prima volta, restate sempre con noi nella nostra Lux, l'Università della Conoscenza, e su Focus 3.0, il mistero della vita, che è sempre, sempre vicino a voi. Un abbraccio grande a tutti, ciao, ciao Pamela, ciao Giorgio, ciao a tutti.